Oggi voglio andare a parlare di The Five Kingdom e di OneHarmony. Ho già fatto un video su OneHarmony e ve lo metto qua in alto a destra o a sinistra, non so dove esca. E ho detto in quel video che avrei parlato di più, un pochino di più di The Five Kingdom. The Five Kingdom è il primo dex di OneHarmony, quindi se andiamo su DeFi Llama possiamo vedere che ha il 52% di dominance di TVL e ha superato Sushi, non ci sono in realtà troppi altri protocolli. Curve è molto famoso ma non ha praticamente niente su Harmony. Beefy è famoso ma non ha praticamente niente su Harmony, quindi diciamo che è praticamente l'unico protocollo ve vero che non solo sta sviluppando per Harmony ma che ha già un prodotto che la gente sta utilizzando. Quindi diciamo, potremmo dire che DeFi Kingdom è Harmony. Infatti il token di Jewel sta spesso, che è il token di DeFi Kingdom, sta spesso outperformando One. Quindi oggi andiamo a parlare di che cos'è DeFi Kingdom e perché è così bello. DeFi Kingdom è questo, quindi è gamify, è un videogioco, ma è anche DeFi, perché se andiamo ad esempio nel marketplace possiamo trovare un DEX, quindi come PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, eccetera. Se andiamo nel garden possiamo trovare lo yield farm, quindi come Beefy, come AutoFarm, come PancakeSwap, come SushiSwap Curve, e quindi qua è possibile farmare. Se andiamo nella bank è possibile depositare, e quindi anche qui c'è della DeFi, quindi potete depositare il token Jewel, che è quello che è il token di questo protocollo, e riceverete X Jewel in cambio. Ci sono davvero tantissime cose, quindi ci sono gli NFT, potete giocare con gli NFT che si trovano nella taverna. Faccio vedere qualcosa. Andiamo tipo all'NFT numero 1000. Quindi ci sono gli Hero, ci sono gli NFT con cui potete giocare, e c'è il DEX e c'è lo Yield Farm. È davvero un protocollo completissimo, c'è cioè di tutto. E non solo, ne ho parlato anche nel video in cui ho parlato di Harmony. Credo che sia anche molto meglio farlo in questa maniera, perché rende concetti che sono un pochino complessi, come lo yield farm, come magari il DEX, molto più facili da comprendere, perché se li metti in un videogioco sono molto più facili da capire e molto più facili da utilizzare, perché lo scambio di monete in un videogioco è una cosa che molte persone già fanno. Quindi se togli il fatto che quelle monete magari non hanno un utilizzo nel mondo reale, e ci metti il fatto che comunque poi abbiano un valore nel mondo reale, abbiano i propri mercati, quindi poi effettivamente non, sono monete che valgono soldi nel mondo reale. Se togliete quello è la stessa cosa, quindi può avvicinare molte più persone al mondo di DeFi e può aiutarle a comprendere molto meglio questo mondo, perché in realtà poi è un mondo complesso, quindi può aiutare davvero tante persone ad avvicinarsi al mondo della DeFi. Quindi andiamo a vedere un pochino cosa c'è al momento e cosa verrà sviluppato più in là in DeFi Kingdom. Quindi al momento le cose più sviluppate sono quelle che vedono gli aspetti DeFi, perché sta andando a step, diciamo, questo gioco. Lo step 1 era il rilascio del gioco, lo step 2 era il DEX, era lo yield farm, quindi era la DeFi. Lo step 3 sono il videogioco reale, quindi si utilizzeranno gli NFT per poter giocare a questo gioco e anche guadagnare, perché è un play to earn, come ad esempio Axie Infinity. Quindi non si hanno ancora troppe informazioni sul gioco. Gli NFT sono già usciti, però non esiste ancora un marketplace di NFT, quindi si possono solo comprare in maniera, diciamo, sotto banco. Non è consigliato perché ovviamente rischiate di essere derubati, quindi io aspetterei che esca effettivamente il marketplace di NFT per poterli scambiare. E andiamo a vedere cosa potete fare al momento su DeFi Kingdom. Allora, numero uno, il DEX, la cosa più importante, la cosa che probabilmente porterà Jewel a avere valore, è il DEX. Quindi è anche il DEX con più liquidità, quindi effettivamente se volete utilizzare un DEX su Harmony o venite qui o venite qui. Davvero raramente sono dovuto andare su Sushi, solo per alcune pool sono dovuto andare su Sushi, come ad esempio ho portato dei BUSD da BSC a Harmony. E la pool, questa pool BSG BUSD One è davvero piccolissima. Quindi un attimo, faccio questa pool. Quindi se tipo mettiamo 5.000 BUSD se ne perdono la metà. Quindi questa pool è minuscola,
Quindi in realtà andando su SushiSwap è una pool molto migliore, quindi un secondo che fa aprire tutte queste pagine. Ok. Invece come potete vedere è una pool molto più completa, quindi ha molta più liquidità, quindi se fate bridge da qualsiasi chain a Harmony, fate attenzione che se andate come si chiama, su DeFi Kingdom, i token dei bridge potrebbero avere poca liquidità, quindi in quel caso andate a controllare anche su SushiSwap. Per tutto il resto dei token, qui è il posto dove c'è più liquidità, quindi qui è dove ha più senso effettivamente fare gli swap. Quindi questo è il DEX, è un normalissimo DEX, funziona come tutti gli altri, non ha niente di speciale se non il fatto che è in un gioco, quindi è molto 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 più familiare per tantissime persone. Perché se io vedo l'interfaccia di SushiSwap, diciamo che se non lo conosco non ci capisco troppo, però se vedo questo mercato, è molto più facile capire che sta succedendo. Soprattutto ci sono spiegazioni, poi la musica in realtà ve la faccio sentire. Rimanda molto a giochi di una decina di anni fa, a MMORPG, anche se poi in realtà non è un MMORPG, però rimanda a MMORPG un pochino più vecchi, quindi è una cosa molto molto più familiare per tantissime persone. Dopo il marketplace c'è lo yield farm, quindi ad esempio comprate One, comprate Jewel, create la liquidity pool e volete farmare. Quindi cosa andate a fare? Andate nel garden. E qua in realtà è molto buggy, quindi a volte carica all'infinito, a volte te li trova, però poi quando vai giù, vai in fondo per depositare, ti rinizia a caricare, quindi si bugga molto spesso. Ora provo a farlo sbloccare un attimo. Ok. Quindi andate su, magari volete Jewel One, andate qui e quindi depositate la vostra liquidity, quindi fate deposito e depositate quanto avete creato voi di liquidity. E guadagnate, non mi ricordo quant'è la percentuale, no. E guadagnate 2046% annuo. Ovviamente questa percentuale scenderà man mano che verranno depositate liquidity Jewel One, però diciamo che io quando ho iniziato era tipo al 5000%, era una percentuale folle. E quindi andate a guadagnare Jewel. Una cosa importante è che voi non potete ritirare tutti i Jewel insieme, quindi questo abbassa un pochino l'inflazione del token, perché con questi APR così alti, se poteste andare a farmare e a dumpare subito, potreste farmare, avere il token e venderlo subito, quindi tutti lo farebbero, quindi il token scenderebbe di molto di valore. Ci sono delle epoche di sblocco, quindi in base alla settimana in cui ci troviamo, ora dovremmo essere, credo, all'epoca 7, si possono sbloccare un certo numero di Jewel, quindi ah no, adesso dovremmo essere nell'epoca 8, quindi ogni settimana si va un'epoca avanti e si possono sbloccare un tot di Jewel in più, quindi se io aspetto a sbloccare ad esempio l'epoca 13, posso sbloccare magari il 40% dei Jewel che ho farmato e gli altri restanti token che ho farmato vengono bloccati per 12 o 24 mesi, non mi ricordo effettivamente quanto. Quindi questo è un incentivo ad aspettare, quindi io non ho interesse adesso a sbloccare i Jewel e a venderli, perché i restanti Jewel che ho farmato, che sono, adesso mi sa che posso sbloccare tipo il 20%, i restanti Jewel che ho farmato vengono bloccati per un anno o 2 anni. E quindi vediamo un attimo se qui sta scritto velocemente per quanto vengono bloccati. Sì, diciamo che vengono sbloccati nel Q3 del 2022, quindi un anno. E quindi io non ho interesse adesso a ritirare i token che ho farmato e a venderli. Ho interesse ad aspettare che andiamo avanti nelle epoche, ad aspettare che ho guadagnato un pochino di più e ad aspettare che DeFi Kingdom guadagni un po' più di popolarità. Quindi questo è un token che ho intenzione di farmare per 1 o 2 mesi, non ho intenzione di farmare e vendere subito, perché la tokenomics non ha senso farmare e vendere subito secondo la tokenomics. Quindi questa è una struttura che può dare un ottimo supporto al prezzo. E in più, una volta che avete farmato gli Jewel e li avete ritirati, potete andare alla banca e fare staking qui. Voi guadagnerete un terzo delle fee generate dal trading del DEX. Quindi, una volta che avete farmato i Jewel con la liquidity pool, potete fare staking nella banca e guadagnare un terzo delle fee generate dal trading. Diciamo che se dovesse crescere,
E ho già spiegato perché secondo me Harmony crescerà tra adesso e 2 o 3 mesi, quindi in questo periodo secondo me Harmony avrà, non so se un'esplosione come le altre chain, però crescerà secondo me. E quindi può essere un ottimo modo quello di farmare Jewel e di a una certa ritirarli e metterli in staking nella banca. Ovviamente, come detto prima, non ritirateli subito perché ci sarà quel problema che i restanti verranno bloccati per 2 anni, quindi non potete ritirarli per 2 anni, chissà tra 2 anni cosa ne sarà di questo token. Quindi abbiamo visto l'ambiente DeFi, vediamo ora l'ambiente NFT. Qua c'è la... no? Qua c'è la taverna, voi potete... qua credo... questo servirà per comprare gli NFT, però adesso non funziona. E questo servirà per mandare e vedere gli NFT, quindi per regalare o per vedere gli NFT. E cosa potete fare con gli NFT? Potete fare principalmente 2 cose, delle professioni, quindi se andiamo a vedere ogni NFT ha dietro, sono molto complesse come carte, quindi in realtà non le conosco al 100% neanche io. So che i summon sono per creare nuovi NFT, quindi... se avete due NFT potete, diciamo, fargli fare un figlio e quindi il numero di summon è il numero di figli che può avere questo NFT. Quindi questo è, siccome è un Gen Zero, è uno tra i primi NFT, ne può avere può avere infiniti figli. La stamina e la vita, quindi se arriva a zero non si è ancora capito che succede, però potrebbe morire l'NFT, quindi potrete tipo perdere l'NFT. L'esperienza, quindi c'è un livello, può... ah no, questa è la vita in realtà, la stamina è diciamo, l'energia, questa è la vita che se arriva a zero potrebbe morire l'NFT. Diciamo, c'è un livello per gli NFT, quindi c'è l'esperienza, e una volta che si sale di livello possono salire queste statistiche. Quelle verdi sono le, diciamo, le più probabili che salgano, quindi intelligenza e fortuna per questi NFT sono le più probabili che salgano, e queste sono le professioni, quindi il gioco diciamo, avrà questi NFT che potranno fare 4 diverse professioni, tra il mining, il giardinaggio, il forging e il fishing. Avremo queste 4 professioni di cui non si sa ancora troppo, quindi effettivamente nel gioco potete fare principalmente 2 cose, potete fare una professione di cui non sappiamo ancora troppe informazioni, però abbiamo... quelle, diciamo, le 4 che ho nominato, e potete andare nel portale per creare nuovi NFT, quindi avrete bisogno di materiali più 2 NFT per fargli fare, diciamo, un figlio, per avere un nuovo NFT, quindi attraverso i cristalli e gli NFT potrete, diciamo, creare un nuovo NFT. Se usate 2 di Gen 0 avrete una generazione 1, se usate 2 di generazione 1 avrete una generazione 2 e così via, fino alla generazione 11. Quindi con i cristalli, con 2 NFT potete fare figli. Gli NFT non saranno limitati perché ci saranno 2000 generazione 0. Però generazione 0 hanno infiniti spawn, quindi possono fare infiniti figli. Se avete abbastanza cristalli possono fare infiniti figli. E si può arrivare fino alla generazione 11, dopo la generazione 11 non possono più, diciamo, fare figli. Però, diciamo, siccome i Gen 0 hanno infiniti spawn, a parte che saranno molto più costosi rispetto agli altri perché potranno generare infiniti NFT se avete cristalli, ma non saranno limitati il numero di NFT perché possono generarne infiniti. Quindi... ci saranno infiniti numeri di NFT, però ovviamente i più costosi, più è bassa la generazione, più saranno costosi. Quindi questo è DeFi Kingdom, aspetto con ansia che escano nuove informazioni, credo che a breve dovrebbe uscire l'agente, quindi che vi permette di comprare e vendere NFT, e nelle prossime settimane qualcosa in più sui portali, e in realtà il portale è già utilizzabile, cioè è già possibile generare nuovi NFT. Però non è possibile farci niente, quindi aspetto con ansia che escano nuove informazioni diciamo sulle professioni. Io al momento non ho ancora comprato nessun NFT perché voglio vedere un po' la tokenomics anche dietro il gioco Play to Earn prima di decidere se comprare. Se dovesse essere buono come quello di Axie Infinity, allora probabilmente proverò a comprare qualche NFT se non sono arrivate dei prezzi folli. Quindi questo era DeFi Kingdom, sono super bullish su DeFi Kingdom e su Harmony in generale nei prossimi mesi, quindi vi consiglio di vedere DeFi Llama, magari se questo video è di 3 settimane fa, vedete DeFi Llama, vedete a che punto si è nell'ecosistema, vedete a che punto è anche la chain in generale, quindi a che punto è Harmony nella lista di chain, se me ne carica.
Quindi al momento è 19esima, quando avevo visto la prima volta era tipo 25esima. Quindi vedete a che punto è, perché probabilmente continuerà a salire. Ha avuto il più 16% nell'ultima settimana, è uno di quelli che ha guadagnato di più, se non sbaglio. Non so perché me le sta ordinando in questa maniera. Comunque, diciamo, è uno di quelli che ha guadagnato di più nell'ultima settimana. E dato che ci saranno 300 milioni di incentivi, credo che guadagnerà molto nei prossimi mesi, sia DeFi Kingdom che Harmony. Non sono, ripeto, token che vorrei tenere per troppo tempo, quindi vorrei farmarli in aspettativa del fatto che ci saranno gli incentivi e che quindi molta gente arriverà su DeFi Kingdom o comunque su Harmony e poi dumparli tra 1 o 2 mesi.